Cari colleghi, come voi, batto ogni giorno per rispetto della persona e per la tutela dei più deboli. E questo significa, per la questione dei richiedenti asilo, proteggere chi, nel proprio paese d'origine, è ingiustamente perseguitato da regimi totalitari. Ma in un momento segnato dalla crisi economica e dal terrorismo, anche i cittadini europei sono diventati soggetti vulnerabili. I loro diritti fondamentali, come la sicurezza o l'accesso a un posto di lavoro dignitoso, non riescono più a essere garantiti. In Italia abbiamo 3 milioni di disoccupati, in Veneto, la mia regione, 170.000 e in Europa 26 milioni di disoccupati. Prima di fare grandi e demagogiche dichiarazioni di intenti, quali procurare un lavoro in 6 mesi ai richiedenti d'asilo, e prima di considerare la cancellazione del reato della clandestinità, come vorrebbe il ministro Kyenge in Italia, abbiamo il dovere di agire per proteggere gli interessi della nostra gente, che non può essere trattata alla stregua dei cittadini o persone di serie B. Dobbiamo pensare prima ai milioni di giovani europei disoccupati, che sono senza lavoro. Dobbiamo aiutare gli italiani disoccupati, non fissare assurdi principi che non risolvono nulla.